La procura è molto sensibile, oltre che per l'alluvione che si è determinata e quindi tutto il rischio di un dissesto legato anche a delle attività antropiche al di là di quello che era consentito e le precipitazioni che obiettivamente sono state fuori dalla norma e da quanto immaginabile o prevedibile, hanno spinto la procura ad accelerare e a costituire un ufficio per l'abbattimento degli abusi edilizi all'interno della provincia di Foggia. La Procura a questo punto ha anche contattato tramite il Ministero l'Ente Parco perché c'era una dotazione finanziaria a cura della Procura in un elenco che sarà stilato con delle priorità che per parte rinverranno dalle necessità della Procura, cioè di dar corso alle sentenze passate in giudicato e definitive e quindi dove non c'è stata nessuna possibilità di sanare, dove è chiuso anche il procedimento amministrativo. Dall'altra parte di intervenire secondo dei parametri e dei criteri che erano anche stati stabiliti dal precedente direttivo dell'Ente Parco, prima del mio insediamento, e che sono, io ritengo, la particolare sensibilità delle aree e la realizzazione di queste opere in momenti o in punti dove il dissesto potrebbe essere naturale che si verifichi con ulteriori eventi quali quelli che abbiamo vissuto, e poi i cosiddetti mostri ecologici, quelli che obiettivamente ormai sono vuoti, non più abitati, non più utilizzabili e quindi soltanto delle offese al territorio. Questi sono i criteri che hanno spinto quindi la Procura da una parte a chiedere l'utilizzo delle somme e l'Ente Parco nel liberare quelle che erano somme che non possiamo parlare soltanto di spending review, erano somme che erano all'interno del bilancio da diversi anni e che la Corte dei Conti e sia il Ministero avevano imputato come somme che sarebbero state eliminate e possiamo immaginare anche con quali responsabilità.